Un altro anno che se ne va, un anno pieno di pianti e risate. Voglio chiederti, cos'è successo con quelle mete che 365 giorni fa hai scritto in un foglio di carta? Quante di queste realmente sei riuscito a raggiungere? Quante di queste realmente ti sei impegnato per raggiungere? Il momento è arrivato. Devi prendere il controllo della tua vita. Per fare ciò, devi dire sì alla vita, devi iniziare a dire sì ai tuoi sogni, sì alle tue mete, sì ai progetti che realmente vuoi che si realizzino, sì al tuo potenziale, alle tue abilità, talenti. Basta con pensieri negativi. Ma per raggiungere tutto questo, da oggi in poi devi realmente sforzarti nel raggiungere ciò che desideri e non solo scrivere in un pezzo di carta che probabilmente dimenticherai tra 20 giorni. Questo nuovo anno devi ricordarti quando ti svegli e prima di dormire il perché sei qui. Se hai un sogno, se hai una meta, dovrai essere costante. Richiederà grande e gratificante sforzo. Uno sforzo che realmente ancora non hai iniziato a fare. Questo nuovo anno dovrai lasciare amicizie. Questo nuovo anno dovrai smettere con i vizi, dovrai smettere di perdere il tuo tempo prezioso in cose che non portano niente di utile alla tua vita, perché questo nuovo anno è il tuo. Smetti di scrivere le tue tragedie nei social network, perché la verità è che al 99% delle persone non gli interessa e l'altro 1% puoi chiamarli e passare così del tempo con loro. Smetti di perdere quelle intere giornate a lamentarti, pensando e fantasticando alle tue mete, senza fare niente. Sappi che in queste stesse giornate esistono persone con le tue stesse mete che stanno agendo, si stanno sforzando e anche tu puoi farlo, giusto? Poniti come obiettivi questo nuovo anno di passare il tempo con persone positive, con persone che hanno delle mete e che lavorino duro per raggiungerle. Circondati di persone che ti motivino, persone che ti insegnino qualcosa, persone che ti ispirino a crescere. Crea nuove abitudini. Inizia a leggere. Inizia a dedicare anche solo un'ora al giorno ad imparare. Cercare informazioni utili per le tue mete. Esiste molta informazione là fuori, a tua disposizione. Ma se non dedichi del tempo per imparare, come speri di essere migliore? Devi dare e fare il meglio per arrivare alla cima, visto che il fondo è sovraffollato e tu non vuoi più rimanere lì. Perché stare nel fondo è facile. Non richiede molto sforzo essere un perdente. Non richiede molta motivazione ed energia nell'essere mediocri. Ma tu vuoi essere diverso. E per questo devi coltivare il tuo desiderio, ripetere giorno dopo giorno: oggi voglio essere migliore. Mi impegno per raggiungere i miei obiettivi. Credo in me stesso e posso fare sempre meglio. Questo è il mio anno. Coloro che hanno già iniziato sanno che richiede un grande sforzo piantare un piccolo seme fino a quando inizia lentamente a crescere. E piano piano si converte in una piccola pianta fino a quando un giorno diventa un bellissimo albero che ci dà ombra e frutti da mangiare. Sanno che richiede molto tempo. Bisogna avere pazienza, bisogna essere costanti. Sanno che bisogna impegnarsi giorno dopo giorno e non solo quando ci sentiamo bene o quando ci va. Perché solamente impegnandosi giorno dopo giorno arrivano i risultati. Solamente impegnandosi giorno dopo giorno arrivano i risultati. Se ci dimentichiamo della nostra pianta, se ci dimentichiamo dei nostri sogni per molto tempo, questi si seccheranno e moriranno. E lì dovrai ricominciare da zero e arrenderti e vivere una vita mediocre, piena di sogni irrealizzabili. E ti posso assicurare che in questo momento là fuori ci sono persone in ospedale, persone che sognano di poter avere le stesse opportunità che tu hai,
persone che sognano di svegliarsi domani e sapere che hanno tutta una vita davanti. Quindi voglio che porti con te tutti i giorni i tuoi obiettivi e ti impegni realmente nel raggiungerli, piccoli o grandi passi che siano. Perché finalmente è arrivato il momento di brillare, è arrivato il momento di iniziare a lavorare duro per i tuoi sogni, è arrivato il momento di andare a dormire felice, perché finalmente ci sei riuscito, svegliandoti con grande energia e motivazione per raggiungere altre mete e sfide che la vita mette nel tuo cammino. Questo nuovo anno sarà diverso. Tu prenderai il controllo di ogni momento. Tu sarai il vero capitano della tua nave e ti prometto che ben presto quell'albero inizierà a dare i suoi frutti. Ti proteggerà dal maltempo, ti darà ombra e protezione e ti darà la vita che sempre hai sognato. E ricorda il nostro compromesso, le 3C, commenta, condividi e crea. Commenta, dammi la tua opinione, idee o dai valore qui sotto nei commenti ad altri utenti. Ti leggiamo sempre e mi ispira a vedere le testimonianze dei grandi cambiamenti che stiamo apportando a migliaia di persone. Condividi. Aiuta altre persone a conoscere questi concetti. Condividi il contenuto con i tuoi amici, familiari e nelle tue reti sociali. E crea. Utilizza ciò che hai imparato per creare qualcosa di magnifico nella tua vita. Inoltre, iscriviti e attiva la campanellina su tutti i video per ricevere altro contenuto a tempo record quando caricherò altro materiale. Al tuo benessere, così è e così sarà.